Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresma abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo avere parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo, per Cristo nostro Signore. Sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un poledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito.
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece nelle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù e avviamoci in pace. L'ordine della processione è l'incenso, la croce con le candele, i concelebranti, il vescovo e poi dietro tutto il popolo di Dio. Salvezza, ecco la
generazione che lo cerca, che cerca il suo volto Dio di Giacobbe. Pueri ebreorum, portantes ramos olivarum, obvia verum dominum, clamantes et dicentes, Hosanna. Tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tuo Padre Santo, Re del Cielo. Tu sei Trino, uno Signore, tu sei il bene, tutto il bene. Tu sei l'amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza. Tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia. Tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede e speranza, tu sei tu, tutta la nostra dolcezza, tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, onnipotente, o creatore, o Salvatore di misericordia. Osanna al figlio di David, osanna al Redentore, osanna al figlio di David, osanna al Redentore. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria, adori il cielo e terra, l'eterno suo potere. Osanna al figlio di Osanna al figlio di David, osanna al Redentore. O monti stillate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina, doni pane e vino ed offre pace al cuore. Osanna al figlio di David, osanna al Redentore. Osanna al figlio di David,
Osanna Redemptor. O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onore, soccorri i tuoi figli, donando il Salvatore. Osanna al figlio di David, osanna al Redemptor. Osanna al figlio di David, osanna al Redemptor. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli sarà. Osanna al Figlio di David, osanna al Redemptor. Osanna al Figlio di David, osanna al Redemptor. Lauda Jerusalem Domino, lauda Deum cum sibi. Grazie. Ragazzi, sempre un piacere. Nostro. Grazie. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, invito i lupetti a venire anche avanti, possono sedersi lì per terra o sui gradini, quindi potete superare il cordone e vi sedete tranquillamente. Ci sediamo. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto il mio aiuto.
abbandonato. Annuncerò tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema la discendenza di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre erano a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo
per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono, entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi e Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no». Gesù gli disse: «In verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli con grande insistenza diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero ad un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura ed angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora e diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli.
venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino». E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e gli disse: «Rabbì!» E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa il profeta!» E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò ad imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici».
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra i quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Iniziamo, carissimi, con questa celebrazione il grande cammino di questa che è la Settimana Santa e che ci porta alla gioia, all'annuncio grandioso, sorprendente della risurrezione nella Pasqua del Signore. È chiamata anche Settimana Autentica perché è la settimana nella quale ci viene rivelato il mistero e il dono più grande che è l'amore di Dio. E abbiamo iniziato questa settimana, anche un po' con la sorpresa della pioggia, camminando, mettendoci in cammino dalla chiesa di San Domenico fino alla cattedrale e in cammino per seguire Gesù che è stato narrato come nell'ingresso trionfale a Gerusalemme, in cammino dietro a Gesù. E del cammino dietro a Gesù ci ha parlato anche il racconto della passione nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù cammina verso la croce e c'è chi lo segue. Allora, carissimi, in questa domenica e in questa settimana dobbiamo come accogliere un grande invito, ed è l'invito a seguire Gesù, ad andare dietro a Lui, a diventare davvero discepoli. Questo è l'invito che nella domenica di oggi e in questi giorni vogliamo accogliere nel cuore. Chiamati a seguire Gesù, chiamati a diventare amici di Gesù, ci chiama come amici dietro a sé. Ma il Vangelo che abbiamo ascoltato ci fa vedere che è faticoso, ci sono tante resistenze. Il primo Pietro, che dice che avrebbe seguito Gesù fino alla morte, ed è il primo a tradirlo. A parole è bello dire che seguiamo Gesù, ma nella vita, semplicemente come nostro impegno, è difficile per noi seguire Gesù, essere gli amici. Allora, il racconto della passione di Gesù che abbiamo ascoltato ci insegna una cosa importante per seguire Gesù. Dobbiamo imparare a seguire Gesù. Ma imparare a seguire Gesù non è questione di intelligenza o di volontà che noi possiamo vivere, ma è un dono da accogliere. Seguire Gesù è un regalo, non è un impegno per noi, è un regalo da accogliere. E accogliamo questo regalo quando ci scopriamo amati. Tutto questo ha raccontato il Vangelo della Passione e la morte di Gesù in croce. Ci ha detto che tu sei amato, tu sei amata. E quando davvero ci accorgiamo che siamo amati, allora si può essere amici di Gesù, allora si può imparare a seguirlo da discepoli. Accogliamo questo annuncio bello di questa domenica.
amati da Gesù. Allora nell'amicizia lo si può seguire. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della la vita eterna. Amen. Come veri discepoli e amici di Gesù, seguiamo Cristo, umile Re di Gloria, che entra in Gerusalemme per portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore, invochiamo Dio, Padre misericordioso, principio e fonte di ogni benedizione. Preghiamo insieme e diciamo: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Per la Santa Chiesa, celebrando con viva fede il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno alla croce di tanti suoi figli e doni loro conforto e sollievo, preghiamo. Kyrie eleison. Per tutti i battezzati, la celebrazione della Settimana Santa renda più intensa la seguela di Cristo, che con filiale abbandono è in cammino verso la croce. Preghiamo. Kyrie eleison. Per coloro che soffrono, uniti alla passione di Cristo e consolati dall'amore fraterno, riscoprano la forza rigenerante della fede. Preghiamo. Kyrie eleison. Per il dono della pace, per le vittime innocenti delle troppe guerre, in particolare in Terra Santa e in Ucraina, perché la riconciliazione che scaturisce dal sangue della croce tocchi i cuori dei governanti dei popoli. Preghiamo. Kyrie eleison. Per i giovani, sostenuti dalla testimonianza e dall'intercessione dei santi, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paura scelte generose. Preghiamo. Kyrie eleison. Per i nostri catecumeni, siano sostenuti dalla nostra preghiera e dalla nostra testimonianza a ricevere il battesimo e gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana nella prossima veglia pasquale. Preghiamo. Kyrie eleison. Per noi qui riuniti, attingiamo dall'Eucarestia la forza di essere in famiglia e nella società strumenti di pace. Preghiamo. Kyrie eleison. Dobbiamo pregare forse, carissimi, con maggiore intensità e con più fede per la pace. Ne abbiamo bisogno nel nostro mondo e allora invochiamo davvero la pace su tutto il mondo, in particolare in Ucraina, nella Terra Santa, e anche a Mosca, dove è stato sferrato questo terribile attacco terroristico. In ogni luogo dove c'è violenza e morte, guerra, venga in dono la pace che chiediamo, preghiamo. Ascolta, Padre, la preghiera del tuo popolo, che si incammina con il tuo Figlio verso il Calvario. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'oscura ora e vivificante della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, quella beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Donato e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Seguiamo Gesù anche vivendo la preghiera, vivendo la sua preghiera e pregando con lui come ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandoniamo
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio vivente, scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per coloro che sono intolleranti al glutine, un ministro sarà vicino al lambone con le ostie specifiche per loro.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Concludiamo questa celebrazione ancora con un augurio a tutti voi di un buon cammino nella Settimana Santa. Un augurio che in modo particolare vorrei rivolgere al gruppo dell'Ente Nazionale Sordi che sono qui con noi, anche con tanti loro responsabili anche a livello nazionale, quindi un saluto e un augurio grande a tutti loro. Il grazie anche al coro, il coro diocesano che ci ha accompagnato e che anima la liturgia anche in queste feste, a tutto il servizio liturgico e a tutti voi. Buon cammino in questa Settimana Santa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.